qua quindi andiamo 600.000 su 2.700.000. Visto che posso dare la certezza, non fosse consulente economico di Moreschi adesso, ma anche adesso fare lo stesso che avevamo detto, anche se ricordava che gli ospiti erano qualcosa che dicevamo che ci raccontavamo quando facevamo che la regione fuori insieme con Flavio, ci veniva anche detto, perché sapeva sicuramente più del sottoscritto più di entrambi, che investire o comunque collegare proprio onere di urbanizzazione agli investimenti era, non so se l'avete detto a Moreschi, che sì, era qualcosa di azzardato quantomeno, o sicuramente non così facile, se lo dicevamo in anni dove le vacche erano molto più grasse che non fa adesso. Mi sembra, tralasciando anche il 2013 e il 2014, che questo azzardo sia veramente notevole, e cito sempre la bontà del piano come opera rispetto alla copertura finanziaria. C'è una grossissima lacuna, secondo me, in questo piano, per il quale ci sarà il voto contrario del nostro gruppo, sia per la copertura finanziaria ma anche per questa lacuna, l'aspetto idrico. Se l'aspetto delle pugnature, i problemi che abbiamo visto non erano più lontani di 2 anni fa. Al primo punto del programma elettorale di questa, delle ultime elezioni, insomma, avevamo messo come gruppo agrario varese la risoluzione, comunque un potenziamento di quello che è il sistema fognario, che magari porta meno consensi in termini di voti perché non si vede, ma evita magari dei casi di allagamento come ci sono stati nell'agosto del 2010, che potrebbero essere più frequenti anche numericamente rispetto ai terremoti di cui giustamente abbiamo parlato tempo fa. Mi sembra che questa amministrazione, non so se abbia tutto nel 2015 o nel 2016 in mente, però qualcosa secondo me già di più che tangibile a partire già da quest'anno dovrebbe essere fatto, anche perché la stagione comunque più a rischio sta arrivando. E con i carichi che ci sono adesso cerchiamo con ipotetico temporale, cerchiamo quali risultati potrebbe anche dare, e i punti di emergenza ormai riguardano tutto il territorio, perché senza andare tanto distante abbiamo un piangolino che ce la ricordiamo un attimo tutti, ma a partire dal montaggio per finire a Caselle senza tralasciare nessun'altra delle frazioni di Nogara, problemi ce ne sono veramente tanti. Anche in questo caso mi sembra che le frazioni anche dal punto di vista pugnario, ma non solo, non abbiano la giusta considerazione che invece dovrebbero avere. La stessa cosa ce la raccontavamo ancora quando amministrava poi ieri, dicevamo appunto che si guardava troppo al fondo del centro, a cose che potessero attirare l'attenzione di chi magari passava in macchina per il paese, però anche in questo caso il sistema pugnario meritava molto di più. Quindi senza nulla togliere l'allentamento di Emanuele, sono dico già adesso che sarà un voto contrario per tutte le comunicazioni che legge. Prego. Guarda che l'altro ma sono sconfitto.
programma aziendale, ovviamente la previsione è fatta su degli schemi di tali industriali e quindi sono determinati proprio specifici secondo quelle tabelle lì, mentre quella che in teoria doveva essere prodotti era diciamo un più completa perché prevede anche tutte diciamo le manutenzioni anche sotto le 100 miliardi, perché il programma aziendale riporta solo i costi da voi più di sopra le 100 miliardi. Allora in quell'indicazione lì nella scheda 1 praticamente vengono racchiusi tutte le previsioni diciamo per i vari anni di apporto di totale più alto. E no, anche quelle lì sempre, non sono sempre diciamo, già prestabilite, possono essere da fondazioni, da banche o anche da segni privati, diciamo, non sono rinchiuse questa voce a porto per fare così. Sono messi, allora per il primo aspetto sono messi in quanto diciamo che è un obbligo amministrativo di indicare per la previsione di 3 anni diciamo, quello che sono le opere come andrebbero. Ricordo che il programma triennale va modificato ogni anno, per cui nel settembre di quest'anno verrà nuovamente integrato e modificato, per cui in effetti tutte le previsioni che ci sono lì possono anche essere diciamo, totalmente cambiate. No, non sono prima fatto. Bravo, questa è una domanda di intelligenza. Che qua fatalità, io rimando. No, ma dopo ti fa vedere qua. Poi il triennale del 5 maggio. La domanda è molto bene, che per chi che ha messo gli amici di 2 anni fa, che è la stessa voce, su
il discorso della realizzazione della parte del parco del Tartaro, con sono 200.000 euro sottomato dopo un video su una mano. Secondo me sarebbe stato giusto per vedere insomma, non so, 200.000 euro tipo 200.000 insomma secondo un altro porto terzo e un altro porto. No, sono solo due però veniamo a 200.000 euro secondo me poi la struttura la realizzazione studio condizionale istruttivo 1.500.000 euro per questo anno dovrebbe che non sbaglia, non manca la parte finale del fondo di governo, che se fai
il parco delle caselle. Comunque, viene problema, e penso che non basti una generazione di consiglieri per mettere la posta, perché non so mia se capite cosa può costare la parte finale delle caselle di avanzamento con... Sono d'accordissimo, però bisogna essere anche un po' realisti. Allora, se posso fare un breve flash, fatalità, ho detto, avevo il triennale di Franco sotto mano e quando ho sto... Bene, nella zona Franco che aveva sforato il patto di stabilità, ok? E ma alla fine del terzo anno un impegno di spesa di 3.376.000 euro, dato che avete scritto voi questo. Nel nostro fine, con il rientro dal patto di stabilità, essendo anche un pochettino più magri, diciamo così, ma anche se è un libro di sogni che questo, in alcuni aspetti, per carità, e là, noi abbiamo la fine con 2.536.000 euro, senza aver sforato il patto. Adesso mi spiega, Simone, come Fasea, di un anno con sforamento e con 900.000 euro di sforamento del patto, a fare un triennale di 3.011.000 euro. Quindi assolutamente niente, ma mi stiamo chi finì ma io guardavo circa l'incidenza dal primo anno, l'incidenza aleatoria è sul 40%, il secondo anno circa il 60% e un 40% il terzo anno, quindi adesso fate conto abbastanza alla un po' così, però si vede che appunto le opere niente da dire, perché comunque erano opere già previste probabilmente anche da altre amministrazioni, perché la ristrutturazione di Villa Raimondi, del cimitero e il discorso il discorso della realizzazione della struttura polisportiva polifunzionale erano cose già previste anche in altri programmi e soprattutto anche dall'amministrazione Olivieri. Ma oltre a ciò, quindi non c'è niente di nuovo.
nuovo, e questo è apprezzabile, è il fatto di come è la copertura. Quindi il punto debole, l'abbiamo già detto tutti, è nel discorso della copertura, perché alienazioni, onere di urbanizzazione non sono così sicure come si prevede, di come è stato detto. C'era una cosa, una considerazione che ho trovato sul piano triennale, quello della delibera, ma non l'ho trovato sul bilancio, cioè il discorso del chiosco dai. Il discorso del chiosco dai, 170.000 euro, se non vado errato, sono presenti sulla delibera. Però, infatti, la differenza c'è, gli altri due anni corrispondono con lo schema del bilancio. Invece il primo anno, cioè quello del 2012, sulla delibera c'è presente, ma non è presente qua. E infatti c'è anche la differenza tra quel 1.245.22, passiamo a 1.045.623. Quindi non so che fine abbia fatto quello. È perché, non so, ditemi voi da qualche specifico. Perché le opere di privati, la mia opera che come arte, ma ha fatto la gara l'altra volta e abbiamo detto questa sera abbiamo la gara, cioè l'appalto, la banda, un ballo, tutto quanto. E mi ha fatto, però le arti non costruiamo via, e mi ha fatto, e lo trovi dall'altra parte, e mi ha dato solamente incarichi per la progettazione del chiosco, però alla fine è il privato che se ne fa e anche che ne dà minimo 1000 euro. Allora questo non rientra, però no, allora secondo me non rientra, secondo il segretario rientra e non esce perché fino all'altro no, non è questione, è un'interpretazione. Secondo te è un'opera pubblica? Secondo me no, perché è un'opera. E infatti sono d'accordo con te. No, però entra, no, anche se rientra, le opere sono che vengono fatte con contributi, quindi non abbiamo un po', questo è il problema. Non è arrivato. Santa Cruz de Milagro.
E tu con 64.000 fai il no, faccio per 64.000. Certo, infatti, però tutto il resto si vede rientro. Ma se mi incasso li faccio. Sì, ma anche se, sì. Moto da sera, ah, anche se io. Io mi seguo. Ma se anche non lo prevedo, lo trovo con la manco. Va bene, beh, detto questo, però, insomma, anche negli anni futuri, anche qua, vedi, nella riqualificazione della denominazione, e 100.000 euro di monetizzazione, no? Poi tu fai l'anno dopo un contributo professionale per la riqualificazione, Parco del Tartaro, vabbè, si sa. Tartaro è bello nel 2014, è vero che là, è vero che è lontano, succedono qualche cosa nel 2014, magari non so, abbiamo solo lì ancora, non si sa. Però qua c'è la struttura sportiva polifunzionale. 1.500.000 euro. Ma fare una scuola a Roma, no? Cioè, le scuole sono veramente messe male. No. È chiaro che sono scelte, cioè, tu puoi scegliere se fare un... Ma non è stato con molto piacere una variazione che tu fai di questo. Ma guarda, guarda che... Ma sì, è inutile adesso che vai in variazione, il consulente che le sempre quelle Fabio, insomma, poi qua guarda, porti ancora la rotonda, ah, mi fa piacere, perché la rotonda è un'opera strategica che voi assolutamente, guarda, non è una roba proprio assolutamente. Ma sì, la costruzione della rotatoria, me la ricordo bene quando l'amministrazione Olivieri ha messo in piedi la costruzione della rotatoria lì. Vice sindaco attuale e l'assessore attuale, poi te gradite un treno, mezzo, addirittura sta l'assessore Poltronieri, ha fatto anche il conto per famiglia di quanto la costava, insomma, tutta sta baradana qua. Cioè, ha fatto i conti, no? Allora adesso però, guarda caso, è un'opera che riserva. Tutti cosa? Si fa un mutuo. Fa un mutuo di 400.000 euro per la struttura sportiva, un mutuo di 400.000 euro per la scuola, no. Per la struttura sportiva sì, per la scuola no. Scelte anche queste. Come un solo discorso? La scuola elementare le novara 50-50, le messa mai, il sindaco, le messa mai, fidete, e adesso fate questo ritocco che mettete i serventi nuovi, in realtà benissimo, bene. Ma di fatto la scuola sarebbe nuova, perché se mai su sei, è un mio parere, giusto? No? Mi ricordo bene, tuoni e fulmini su Olivieri alla rotonda, che mi sono incontrato la rotonda perché mi non serve niente. Adesso Poltronieri è dentro fa un'altra qua. Nel 2014 e ne propone un'altra insieme a Pasini. La coerenza sempre prima di tutto. Questo è il libro di sogno che serve, perché qua se non incassi te non fai niente. Tu ne hai incassati 64.000 ad oggi che siamo giunti. Quanti ne incassiamo entro la fine del mese? Allora vedi, non te lo sei, mi dici sempre che non lo sai, mi dici sempre se, e poi se è la casa non la tema mia. Detto questo,